battiti ritmici frenetici. Momenti ritmici frenetici, anche più calmi ma benefici. Sulla testa o qualcuno ti calpesta. Quel che so, già lo so, quel che è scuro, sembra più scuro, ma sei sicuro. La strada nuova rompe le uova a quella gente che è sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia e della mente. Semplificare. Semplificare. E puoi pensare. Pensare. Che è tutto chiaro. È tutto chiaro. Ora. Ora. Puoi ballare. Sì, ci siamo, Ciao. No, salutavo il microfono perché ogni volta che ci incontriamo qui per il programmino ci salutiamo. Allora, buongiorno a tutti, questa è RIN, Radio Italia Network, io sono Gigi D'Agostino, questo è il programmino e oggi comincia il cammino, qua c'è un po' di fogli, aspetta che vi devo dire un po' di cose di oggi. Allora oggi faremo anche un giochino, regaleremo degli ingressi omaggio per un evento che ci sarà a febbraio, dopo ve ne parlo, è un grande locale storico nei pressi di Torino. Poi vi racconterò una storia interessante. Dai, vai avanti. E niente, poi suoneremo e balleremo e andremo a tempo, come sempre, qui sul programmino di Gigi D'Agostino. Vi do gli indirizzi intanto, se volete scrivermi qualsiasi cosa, critiche, pensieri, interventi di qualsiasi tipo, il numero per la messaggeria degli sms 333-6467-662, l'indirizzo invece per la posta elettronica gigi@supergigi.com. Questa è Radio Italia Network, questo è il programmino di Gigi D'Agostino.
avete già cominciato a cambiare qualcosa per vedere effettivamente un anno diverso, per vivere effettivamente un anno diverso? Avete già cominciato? Avete già cominciato veramente a cambiare qualcosa? Non rimandate a domani. Viaggio infinito è il primo brano del programmino di oggi. È un grande sogno. A cosa stavate pensando? Dicevo prima di non aspettare, di non rimandare a domani, perché sennò poi ci si trova di nuovo al 31 di dicembre a dire con i propri amici: ma speriamo che il prossimo anno sia diverso. È diverso solo quello che cambi tu concretamente ogni giorno, ogni istante. E in ogni istante puoi cambiare, puoi volare, puoi sognare, concretizzare. Noi concretamente oggi vi regaleremo degli ingressi omaggio per entrare al Privilege, grande e immenso locale storico nei pressi di Torino, a 8-9 chilometri da Torino, vicinissimo. Ci sarà un grande evento il 20 febbraio, suonerò io, sì, non sarà un grande evento solo perché suono io, ma perché non vi posso spiegare tutto subito, in questa puntata e nelle prossime puntate vi spiegherò un po' tutto, esattamente di cosa si tratta. Come al solito, quando c'è da spiegare una cosa, io sono veramente lacerante. Ci proverò piano piano. Vi ridò il numero, così poi dopo, quando vi spiegherò il giochino, se ci riuscirò, parteciperete al concorsino del programmino. 333-6467-662. Mani al cielo!
ta. Taradatata. RIN, Radio Italia Network. Il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? Comunque adesso ho paura. Ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincera. Comunque adesso ho paura, ho paura. Ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincero, sia sincero, sia sincero, sia sincero, sia sincero. Dell'universo. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincero, 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 sia sincero.
Italia Network, è il programmino di Gigi D'Agostino, il vostro pomeriggio a tempo, se avete tempo, entrando in un mondo che non si può toccare, ma solo respirare, a tempo. Solo mettere in pratica tutto il tuo sapere e tutto quello che non sai di sapere. Yeah.
pubblicità. Taradatata. RIN, Radio Italia Network. Il programmino di Gigi D'Agostino. Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? You better watch your step, you must be on your guard and take it slow, and promise me be careful what you do. I know you're strong, I know you'll make it on your own without my help, but please make sure you won't be by yourself. Every time I hear my song on the radio, I keep moving closer and closer to you. Sentito parlare tutti in questi giorni della assurda faccenda di Bonolis, di Striscia la Notizia e Bonolis. Credo che sia veramente allucinante tutto ciò. Ma poi io mi stavo chiedendo, no, ma perché si sono accorti solo ora di questo? Insomma, Bonolis esisteva già prima, faceva probabilmente le stesse cose prima. Ora con questo io non voglio dire nulla, perché io non so da che parte sta la ragione, non so nulla, ma credo che l'interesse in questo momento sia più di convincere i telespettatori. E non tanto il risolvere veramente qualcosa, il ripulire veramente certe cose. Mi sembra che l'obiettivo principale sia convincere i telespettatori a
non guardare più quell'artista, quel canale, convincere il telespettatore che sta sbagliando, si sta confondendo, che qualcuno lo sta prendendo in giro. Ma succedeva già prima, forse prima però erano nella stessa rete, nello stesso mondo. Insomma, in sintesi, io non sto dalla parte di nessuno dei due, però credo che in questo momento l'obiettivo di Striscia la Notizia sia quello di convincere i telespettatori a casa e non di fare una televisione pulita. Se no si sarebbero rivolti alla magistratura e poi al limite avrebbero dato gli esiti ufficiali ai telespettatori. Questo è quello che credo, ma forse non conta. Assurdità, perplessità, chi lo sa dov'è la verità? C'è tanta verità, ma in un posto molto bello, molto vero, molto puro, nei bambini. Mi piace molto la verità e l'onestà, la spudoratezza dei bambini. Quando gli dai qualcosa da mangiare che non gradiscono, insomma, loro te lo sputano addosso. Ed è bellissimo perché c'è purezza in tutto questo. Se tu fai la stessa cosa con qualche conoscente o qualche amico che è a tavola con te, si dice: Gigi, è squisito, è buonissimo. Sabato 17 gennaio 2004, è cambiato un anno, è cambiato qualcosa. Sto guardando una rosa. C'è un fiocco rosa. Buon compleanno a Francesca di Innsbruck.
cammino del programmino di Gigi D'Agostino, che il 20 febbraio 2004 atterrerà al Privilege Torino, grande evento. Sing my song.
www.gigidagostino.com. Pubblicità. Taradatata. Simbolici dell'acqua possono essere ridotti a tre filoni fondamentali: acqua come sorgente di vita, acqua come purificazione e acqua come mezzo di rigenerazione. Si ferma neanche un pochino. Sempre avanti, lungo il cammino, è il programmino di Gigi D'Agostino. Il numero SMS 3 3 3 6 4 6 7.
www.gigidagostino.com. Schiena e triplo inchino per il prossimo brano. Prendiamoci per mano e tutti insieme dondoliamo. Yeah.
vorrei tanto descriverlo a chi non lo conosce. Ma come posso? Come faccio? Come posso? Come faccio? Non ci sono parole. Allora, vi dicevo che oggi avremo regalato degli ingressi omaggio per l'evento del 20 febbraio al Privilege a Torino. Alle prime, cioè, allora noi regaleremo poi ogni weekend degli ingressi omaggio per quella sera lì. Allora oggi regaleremo alle prime 10 persone che scriveranno un messaggino al 333-6467-662 con almeno 5 titoli dei brani che ho suonato e che suonerò quest'oggi, quindi titolo del brano e nome dell'artista. Il gioco termina però alla fine del programma, quindi alle 16 terminerà, sarà l'ora limite, insomma, quindi dovrete scrivere entro le ore 16. I primi 10 che indovineranno 5 titoli dei brani che ho suonato e che suonerò oggi e anche il nome dell'artista avranno l'omaggio, l'ingresso omaggio per entrare al Privilege venerdì 20 febbraio 2004. Gigi D'Agostino. Partecipate al concorsino del programmino. Venerdì 20 febbraio, Privilege ai Rasca, Torino. Gigi D'Agostino. Corriamo, ma non corriamo.
e se sbagli perdoniamo, però se esageri ti alziamo una mano. Città, taradatata. RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? La nostra grandezza ci dà la possibilità di giocare con consapevolezza, senza perdere i valori e cadere nella tristezza. Yeah.
di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Programmino di Gigi D'Agostino, in giro, in viaggio, in discoteca. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti in discoteca con la musica di Gigi D'Agostino, del programmino. Sabato 31 gennaio, discoteca Four Roses, Marina di Grosseto, provincia di Grosseto. Domenica 1 febbraio, discoteca Energy, Ciampino, Roma. Sabato 7 febbraio, discoteca 24.000 baci, Latina. E il grande evento del 20 febbraio, venerdì 20 febbraio, discoteca Privilege, Airasca, Torino, discoteca storica, grande, ha lasciato un grande segno negli ultimi 10 anni nella storia della musica italiana. Parlavamo di locale storico, dicevo storico perché ha vissuto un grande momento della musica elettronica nei primi anni 90, quando si chiamava Ultimo Impero, e poi ha visto nascere un'altra realtà quando ha cambiato nome, e da un po' di anni, non mi ricordo quanti, si chiama Privilege. Un locale che abbraccia sonorità e ambienti, pianeti, sogni, immaginazioni. Insomma, bisogna andare là per capire cosa dice questo qua.
Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Momenti. Un po' struggenti, tanti cambiamenti, tutto ti appare chiaro, e tu ne eri ignaro. Tutto meno pesante, tutto può cambiare. Basta lasciarsi andare. Musica. Lo sapevate che il paese europeo dove si girano più film porno è l'Ungheria? Ma tengono bene anche la Repubblica Ceca e la Romania. E dietro la cinepresa, quasi sempre italiani. E lo sapevate che 646 uomini tutti insieme è il record di sesso stabilito dalla polacca Claudia Figura, che ha così stracciato la performance dell'americana Houston, che aveva portato all'orgasmo appena 620 partner. Quando si dice l'esperienza, una donna con una certa esperienza. Vabbè, a parte questo articolo allucinante che ho trovato su un giornale che... vabbè. Allora, vi ricordo il numero dell'SMS per partecipare al concorsino del programmino. 333-6467-662. Verranno regalati 10 omaggio, 10 ingressi omaggio ai primi 10 che scriveranno 5 titoli dei brani che ho suonato quest'oggi, titolo e artista. Alle ore 16 termina il concorso, chiudiamo le serrande.
c'è certezza, c'è consapevolezza. Miliardi di persone stiamo aumentando. Ciò nonostante, quello che fai fa la differenza. Fa la differenza innanzitutto in termini materiali, fa la differenza per le altre persone e crea un precedente. Insomma, io credo che da questo bisogna capire che non dobbiamo mai chiamarci fuori e pensare di essere vittime di una concomitanza di forze. Siamo sempre noi a decidere chi siamo. Che sarà?
programmino su questo disco fa gli auguri di buon compleanno a Francesca, grande amica del programmino. Grande amica del sogno, il programmino le manda un abbraccio di auguri. Pensiero un po' scontroso, quello dell'amoroso. Sono pensieroso. Che strano mestiere che è il door selector. Conoscete questo termine qua, questa roba, questa cosa allucinante? Una persona che è all'ingresso di un locale e che decide se voi potete entrare o meno. We'll be right back.
dicevo dei Door Selector. È così, così assurdo tutto ciò, perché una persona che all'ingresso di un locale decida e separi e differenzi la gente sia un po' contro natura. Credo che dentro una discoteca dove si condividono pensieri, musica, danza, i riti, l'aggregazione, lo stile, la sofferenza, il dolore, l'amore, c'è così tanto in una notte in una discoteca che tutto questo ha bisogno di diversi tipi di gente, di contaminazione, non di persone tutte uguali, dello stesso colore, dello stesso sapore, con lo stesso sensore. Ci vuole un po' più di libertà. Lasciate entrare. E al limite quello che si può controllare un po' di più è lo stile, lo chiamo stile ma direi più ordine. Insomma, è giusto che ci sia più controllo all'interno dei locali, ma l'ingresso deve essere per tutti. Tutti devono poter entrare, respirare, ballare, esplicare, lasciarsi andare, ma rispettare. Insomma, facciamo meno differenze a questi ingressi, perché alla porta di una discoteca, all'ingresso della discoteca, non è bello vedere questa persona che separa la gente. Tu puoi, tu non puoi, ma sei tu che non puoi. È un po' un paradosso, ma è così. Questo è il mio libero pensiero. We'll be right back.
della messaggeria per il vostro concorsino è 333-6467-662. Scrivete 5 titoli dei brani che ho suonato oggi e che suonerò fino alla fine della trasmissione, titolo e artista, e vincerete l'ingresso omaggio per il grande evento che si terrà il 20 febbraio, venerdì 20 febbraio, la discoteca Privilege a Irasca, provincia di Torino, è lì vicino, basta dal centro di Torino, c'è un po' di strada e arrivi subito alla discoteca che poco, vabbè, lì.
Ma purtroppo all'ultimo
cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiegano il perché. Arrivederci.